lattuccio? Che c'è, amore, che vuoi? E se non te lavi ciuccetto, mamma come ti capisce, passerottino? Tutte le cose tue? Vede, quelle che hai lasciato qua ieri sera? Buongiorno. Amore, sì, perché lì va chiuso. Apriamo la luce adesso. Oh, sono quasi le 7. C'hai freddo, passerotto? Sono quasi le 7, io mi sto preparando per portare lui a scuola. D'accordo. E sono venuto 2 volte stamattina. Oggi è 26 ottobre e i giochi belli, ma quali, le luci? Amore, perché per fare le luci questa qua ci deve avere il coperchio. Dopo mamma dice, vuoi che te l'attacco? Ci mettiamo la vite e l'attacchiamo? Mamma, se tu non la spingi ti ci rimetto la vite. Oggi è 26 ottobre, ieri è stato il compleanno di mio padre. Noi non siamo andati perché Lillo ha lavorato, come ho detto, tutta la settimana, sabato e domenica pure. Questa domenica no, però era stanchissimo, era veramente stanco e quindi non siamo andati. Tanto io comunque papà l'avevo visto ieri, poi lo vedo in settimana, lo vedo sempre e quindi cioè, l'avevo visto il giorno prima. Però mi è venuto da pensare perché anche l'anno scorso non abbiamo festeggiato. Se ripenso al mio anno, quest'anno è stato da panico perché Phoebe in questo periodo era appena stata operata, perché mi sembra che lei è stata operata il 23 o il 24 ottobre, comunque qualche giorno prima del compleanno di mio padre. Eh sì, mi sa di sì. E quindi non. Anche l'altro anno c'è stata sta cosa dei Pippi. Quindi se penso a tutto quest'anno, vi giuro, non vedo l'ora che finisce, perché sono tante piccole cose che possono essere qualcosa grande, qualcosa piccola, però poi ti portano a un certo punto che dicevo, vaffanculo, speriamo che quest'anno finisce. E infatti io mi devo immaginare, perché il 31 dicembre Pippi è ricaduta dalle scale e si era rifatta male appunto all'ernia, ve l'avevo raccontato, all'ernia però qui al collo, non c'era stato bisogno di operarla, però era stata male di nuovo, quindi era proprio la fine dell'anno, infatti ho detto guarda te, senza andare a rovina tutto l'anno, infatti. Comunque ci sono state delle cose che non sono andate proprio alla grande. Vabbè, adesso io mi preparo perché sennò chiacchiero faccio tardi, invece devo essere puntuale, e vesto sto piccoletto, va bene? Ci vestiamo mo', mammi? Capito? Amore, devi parlare un pochino più calmo, se no non ti vengono le parole. Hai perso un pezzo ieri del tappo. Adesso mamma ci rimette la vite, così lo teniamo. Ma c'hai freddo, amore? Ma non ti sei perso niente, amore. Adesso mamma ti mette la vite. Ma stanotte mi sono per dare ancora neonato. Il cacciavite? La vite, la chiave! Amo, la cerchiamo la chiave. L'orologio? Ah, si muove così, vieni su un attimo. Tieni. Si è allentato un po'? Fa niente. Fa niente se cade, amore. Magari l'appoggiamo da qualche altra parte. Ok, fermo. Fermo che ti metto la gelatina, eh? Non ti alzare. Per favore. Servono. Gira diverso, mamma. Digli un po' che stai a cercare. L'arcobaleno. E non c'è perché si è nascosto. Mannaggia.
Chiamalo un po'. Più forte. C'è? Hai visto? Che l'hai chiamato forte. L'hai trovato? Ancora ti ricordi che l'abbiamo visto lì l'arcobaleno? No, io papà ci faccio, ah, papà ci bevevo! Se nasconde, mammi? Io papà ci faccio bevevo! La situazione è temporanea che si qua a Roma con Donatella Bellini, buongiorno! Allora, naturalmente sto aspettando un po' perché è un po' presto, sono le 8:30, c'ho WhatsApp. E, vuoi un altro, mammi? Io non mi sono truccata stamattina perché ci avrei intenzione di fare di fare? Party. I baffi, i baci, sì. I baci a chi? Mamma. Vuoi dare un bacio a mamma tu? Sì. Vabbè, noi ce ne diamo tantissimi di baci. Ci avrei intenzione di fare un trucco che mi piace un sacco e siccome qualcuno mi ha detto che gli era piaciuto dall'ultimo vlog ve lo volevo riproporre e niente. Aspetto un pochetto, naturalmente è già iniziato un po' la crisi. Che ti sei perso il portafoglio? Sì. Mo lo prendiamo, mamma, non ti preoccupare. E quindi niente, mo lo faccio aspettare un pochettino e poi lo porto dentro. Anzi, mo sento pure qualche mamma quando arriva. Ma a me mi si stanno, ve le devo far vedere, mi si stanno rovinando ste mani. Non so se si riesce a vedere. Non si riesce. No, non ci riesco. Comunque mi si stanno a rovinare tutte le mani, mi si sono tutte alzate le pelli, ma mi si sono proprio tutte seccate qui alle punte. Perché secondo me è qualche sapone che ho usato, sinceramente. Però mo non uso perché mi danno pure fastidio, poi mi si attaccano dappertutto. Ma solo l'inverno, perché l'estate non ce l'ho mai sto problema. Evidentemente l'acqua fredda col freddo, non lo so. Paura? Paura di che cosa, amore? Me lo vuoi spiegare? Delle? De sunnegebu. Delle bidelle hai paura? Delle signorine vestite di blu? Ma perché, amore? Mi hai detto che ti lavano le manine e che ti danno i bacini. E di che cosa hai paura, amore? Pipino. Del pannolino? Scusami, ma il pannolino non te lo cambiano le maestre? No. Come no, amore? Ma anche tu me l'hai detto l'altro giorno. Chi te lo cambia sto pannolino? Le bidelle? No. Le coordinatrici, amore? Le vabbè, forse a volte quando siete proprio tanti tanti le maestre da sole non ce la fanno. Però se tu fai come ti ha detto mamma, quando devi fare la pipì gli dici: maestra, io devo fare la pipì. La fai al bagno, così nessuno ti cambia più il pannolino, sei sempre pulito, capito? C'hai sonno, ma tu hai capito che ti ha detto la mamma? Tu hai capito che ti ha detto mamma? A te ti ho messo bibina. La benzina? Ti ho detto. Ma l'ho messa la benzina già, mammi. Che? Ma il signore? Sì. Sembrava un benzinaio, c'ha ragione, ma non era un benzinaio, mamma. Vuoi un altro tuc? Sì. Mm. Senti, di ciao alle gerberine e digli che vai all'asilo e ci vediamo tra un po'. Diglielo. Papà. Benzinaio mette la benzina. Che mamma. Papà e papà no. Benzinaio. E papà ma dottore. Papà? Detto dottore. Il signore sembrava un benzinaio. Che? Sembrava, vero? Mm. Vi dico tragedia, ma tragedia è greca. Io ogni giorno spero che vada meglio e invece ogni giorno va peggio. Mamma mia, oggi proprio mi si era proprio avvinghiato alle gambe, con le gambe sue, alle gambe mie, al collo. E, cioè, oggi proprio è stata tragica. Ma no, ripeto, non per me, cioè io la vivo bene. Non è che mi metto a piangere o mi fa tenerezza. Mi dispiace per lui perché non riesce a capire che io comunque ritorno, cioè lui lo capisce pure che io ritorno, però evidentemente non c'era la musica, io noi ti andiamo a ballare, è uscita la maestra, tu sei bravissimo, entra, vieni, bla bla bla, però lui c'ha sta paura che lo mettono a riflettere, che poi secondo me
Può anche essere, però secondo me poi alla fine è tutto un insieme, cioè pure che gli cambiano il pannolino. Non lo so, comunque è tosta, quindi a sto punto veramente era meglio che avesse pianto nell'immediato, cioè avevano ragione le maestre. Comunque vabbè, mo sono rimasta un po' lì fuori, ha pianto un po', le altre volte si è calmato subito, ha pianto un pochino, però... Mo vediamo, insomma, mo dopo lo vado a riprendere. Adesso vado a casa che sono le 9. Vi premetto che sono stata quasi mezz'ora perché non riuscivo proprio a portarlo via. C'è una ragazzina carina che si è innamorata di mio figlio. Se vede quanto è buona, guarda. Ogni volta che lo vede gli sorride, lo saluta, cioè, fa tutta un po' la smorfia. Cioè, si vede che gli piace. Si è presa una bella cotta. E quindi niente, mo vado a casa, vado a fare i letti. Ho arieggiato già un po' la casa e poi mi vado a girare sto tutorial. Ciao! Allora, finalmente giro, mi preparo con voi perché, come sapete, è la tipologia di video che a me piace di più in assoluto. E oggi vi propongo un trucco, secondo me, secondo il mio parere, bellissimo. Allora, sono andata a buttare Mondezza, mi sono pulita tutta casa. Allora, pulita, diciamo che più che pulita, avevo dato una spolverata ieri, ma proprio così superficiale. Però oggi mi sono passata bene bene l'aspirapolvere, ho rifatto i letti, ho dato una pulitina al bagno e poi ho passato lo straccio. E bello, poi ci ho spruzzato, a parte c'è il prodotto per il bagno, no, il prodotto per lavare per terra che c'ha un odore buonissimo perché uso io casa mia quello candeggina profumata, c'ha un odore troppo buono. E ce ne stanno due, ma non mi ricordo qual è quello che mi piace. Alla colonia, quello alla colonia è buonissimo perché a me non mi piacciono i profumi al muschio bianco. E poi niente, ho spruzzato un deodorantino, c'è il finestrino aperto, abbiate pietà perché fa 18 gradi. Un deodorantino della Felce Azzurra, quello rosa, ma c'ha un odore buonissimo, cioè sembra proprio tutta una casa profumosa, coccolosa. Ma oggi quando torno a casa ve lo faccio vedere, se mi ricordo naturalmente. E mo sto andata da mia mamma perché sono le 11 meno un quarto e quindi vado da mamma, prendo un caffè, mi riposo un attimo, poi mi sono girata il video, cioè comunque mi sono fatta le mie cose a casa, quindi il fatto di non avere Stefano a me, ripeto, mi aiuta, cioè mi serve proprio. E non, anche se lui fa un sacco di capricci per andare, cioè per entrare, poi non è che sono capricci, cioè lui c'è veramente il disagio. Però a me non manca, cioè a me non mi manca lui, cioè io il distacco lo sto vivendo proprio benissimo, anzi quando me lo tengo a casa certe volte un po' mi pesa perché c'ho tante cose da fare, vi ripeto, il fatto di pulire casa tutti i giorni per me è una figata, perché prima facevo proprio così e c'ho meno tempo perché prima era dalla mattina fino alle 4 io pulivo. Però vabbè mi aiuta anche perché ecco mo la mattina mi pulisco un po' a casa, poi ho ripreso a lavorare quindi ho anche le mie cose da fare, cioè il dovere da fare e quindi poi vabbè alla fine il tempo che ho per me stessa è sempre poco, però non me lamento perché il fatto di avere anche il tempo solo di pulire casa per me è una figata, cioè la cosa più bella del mondo. Com'è andata a scuola, amore? Bene. Bene? Sì, ha detto la maestra che è stato bravissimo, ha detto che ha un po' di capricci però quando è andata via mamma, solo quando è andata via mamma, però ha detto che poi la maestra ha detto facciamo il trenino che è ora di cambiarci il pannolino, lui è stato bravissimo, ha detto che si è messo in fila da solo, ma hanno detto sembrava proprio un ometto. Ah, glielo vuoi dire tu che sei caduto? È caduto al ristorante perché lui corre. Naturalmente c'era un fagiolino per terra. Chi lo doveva prendere il fagiolino, mio figlio, e si è allungato. Comunque, vabbè, mo lo porto a casa e facciamo un po' di ninne che è l'una e mezza. Ma non cadi senza il casco, amore. Stiamo andando da nonna. Non è che. Ma tu non correre, vieni. Entra dentro. Ma tanto tu sei talmente bravo, amore, vieni. Lascialo in macchina, amore, non mi fa portare su una. Attento alle macchine. Entra dentro, amore. Il casco serve quando fai tragitti molto lunghi. Sei qua, siamo arrivati, devi scendere adesso. Andiamo, fammi vedere. Facciamo una gara? Allora me la faccio da sola la gara. Faccio da sola la gara io. Oh, a fulmine, a scheggia. Guarda davanti. Avete visto che bello col nuovo taglio di capelli? Già è andato via. Già sono andato.
ti prendo, eh? Meno male, alla fine è andata bene, va. Io sono sempre carica di roba. È andato. Da Mike. C'è un boxer che lo adora. Già sei arrivato? Oh, Micetta, hai fatto presto. Hai vinto tu? Amore, troppo veloce sei andato. Andiamo, vuoi aprire il cancello? E questa chi è? Guarda un po', mammi. C'è Pupù. Bravo. E questa col vestito rosso? Mamma. Bravo. Gira un po'. Okay. Dimmelo un po' tu, chi è questa? Chi è? Mamma la riprende da qua. Dimmi un po' chi è. Mamma. Guardala bene, chi è? Chi è Pupù? È nonna, ma... Mamma mia, ma siamo uguali. No, padre, non è... Stava così, nonna? Come stavo io? Ma questa era nonna così, da giovane, sai? E questo lo sai? Guarda un po' se lo riconosci. Questo chi è? Nonno. È zio Carlo, mamma. Carlo. E questo è nonno De Mare. Sì. Non papà. Sei... Guarda io qua tutta soddisfatta con i regali di Natale. Dammi. E questa chi è? Zia Puzza. Zia Puzza. Ma ti faccio Natale. Sì, amore, Babbo Natale. Hai visto pure quando mamma era piccola è venuto Babbo Natale, eh? Mm? Gira un po', vediamo un po'. Io sto così. Bene, perché nonna, sai che stava facendo? Stavo disegnando i vetri. Ecco, diciamo io lo... Vabbè, stavo facendo le candeline di Natale sul vetro. Guarda un po'. E due Babbi Natale. Due Babbi Natale. È sempre lo stesso, amore. Guarda un po' io qui. Vi prego, datemi un regalo. Guarda come sto, ma... Guarda un po' qui che aveva fatto un sacco di neve. Guarda un po' qui che cosa abbiamo fatto noi. Un pupazzo di neve. Questo lo sai dove siamo qui? Sul terrazzo di nonnatella. Di nonna ma. Uno papà di me. Bravo, vedi? Questo qua chi è? Guarda un po'. Chi è questo? Chi è? Nonno. È nonno, bravo. Nonno mio. È nonno tuo, amore. Sì, amore, nonno tuo. Bravo. No, padre, nonno Tati. È perché non c'hai baffi, vedi? Nonno Patrizio senza baffi, bravo. Bravo, amore. Non c'hai baffi, nonno. Hai visto, amore? È mamma, guarda, è mamma tua questa, guarda. Vedi? Che grinta che c'ha. Che outfit. Che outfit fantastico. Questa è bella. Questa è bella. Nana! No, non c'è il buco! C'è ragione, amore! Lì no, cadono dentro al buco! C'è ragione, amore, ma perché? Mi hai dato una botta, mi sono fatta male! Dai, attenta, ma via, lo. Oddio, mi metti paura! Mi metti tanta paura! Mi metti paura! Vai Pippi, prendila. Attento la testa! Attento! Guarda, io mo' me giro e ragazzina si frantuma. Attenta alla capoccia! Aiuto! Aiuto! Guarda che poi lei vuole giocare con lui. Stefano, tira la palla a Pippi! Tira la pallina a Pippina! Ehi, ammazza il cannonato! Quanta paura io! Occhio che sei ributta. Aiuto! Aiuto! Tirate su, scemo! Nana. Ce la fai? Attento, però nonna ti deve reggere. Ma io ti devo reggere, se no ti spacchi la capoccia. Amore, così sei... Amore, sei appeso! Sei appeso, Stefano! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Vedi così? Oh, casca o di qua o di là! Quindi noi lo dobbiamo mettere... Catena, 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 catena. No. No. Oh, che grande! Grande! Io della Roma! Della Roma! Certo. Bravo, è giallo e rosso! Giallo e rosso è della Roma, è contento nonno? Di un po' forza Roma? Non fa il puzzone. Dai, dimmi forza Roma. Me lo fai sentire serio, serio. E la Lazio com'è? Cacca.
Scegli la te. Quale gli vuoi dare a Nonnatella, tu? Quella come il tuo? Sì. Gliel'hai lasciato uno a nonno, sì. Amore, piano però. Grazie, amore, grazie mille. No, amore, quella è di nonno. Bravo. Hai una delicatezza, amore, non che non ti dico. Mangia. Vai. Buono il diplomatico. Amore, salute Gerberina. Io. Si deve far perdonare perché ieri è il compleanno di papà e dobbiamo festeggiare. C'è stato un qui qua qua. C'è stato qua qua qua. Amo, famo come a Capodanno. Vai. E dove allora? Non ci ha pensato tu figlia a strike. Tu figlia? C'hai una figlia che non so. Guarda come vado? Vai. Ande tua, è bella. Guarda come rompe di tutto. Però. E dai, amo. Guarda papà. Vai. Auguri! Guarda un po' che c'è, guarda nonno che ti ha dato la birra rossa, Stefano. Quella è tua, tu brindi con quella. Auguri, di auguri a nonno. Auguri a nonno. Non mettetelo nel bicchiere. Fallo con calma però, dai, mettilo da solo che sei capace. C'entra il buco però. Basta, 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 troppo, mammina. Mamma mia, guarda! Ah. Allora, le 10, io sto davanti al computer perché vorrei cercare di intanto di importarmi i video nel Movie Maker in modo che magari domani mattina quando porto Stefano a scuola riesco già a montarmi qualcosa, a iniziare almeno a montare. Perché ho già 2-3 video, ho un cosa c'è nel mio beauty, perché quello che uso la mattina, diciamo, per truccarmi giornalmente, ancora non l'ho montato. Poi c'ho quello delle mie borse che devo montare, che ho registrato una cifra di tempo fa, e c'ho sto vlog e poi c'ho il mio preparo con voi, insomma c'ho un sacco di video. E oggi tutto sommato è stata una giornata tranquilla, Stefano si è divertito, solo pure qui non appunto, un consiglio più che altro da chi lo fa per lavoro. E c'è Stefano che non vuole più il papà e chiunque gli si avvicina e lo tocca, lui sbrocca, vuole solo me, anche se passa la nonna, lui gli dice nonna non mi rompere le scatole, e giuro noi non lo usiamo proprio mai come termine, e non vuole più nessuno, cade, vuole me, e lavarsi le mani, vuole me. Ma poi anche se qualcuno non lo guarda, che passa magari davanti a noi della famiglia, lui non vuole più nessuno, e adesso c'è la morte con mia nonnatella e non riusciamo a... scusate, parlo piano perché Stefano state là, e non riusciamo a capire il motivo. Mia nonna fa la vaga perché più prova a parlargli e più lui si incazza, e quindi lei fa la vaga però non la vuole. Mia mamma ha trovato il modo giusto per approcciarsi a lui, però inizialmente non vuole nemmeno lei, quindi ditemi da che cosa possa essere scaturita sta cosa. Ci tengo a dire una cosa. Questa ci tengo veramente. Stefano a scuola non subisce nessun tipo di maltrattamento, né lo mettono al buio nei sgabuzzini, né gli dicono cose brutte, perché io so chi è il corpo insegnante, una mia amica ha lavorato lì, ci ha mandato il figlio, mi sono formata prima sulla sezione, ho visto la classe, quindi assolutamente non, so che Stefano sta bene. Adesso in questo momento, quando lo porto, l'ansia del distacco, perché non vuole lasciarmi. Poi dopo, una volta entrato, sta tranquillo, mi dice pure che è stato bene, che è stato tranquillo, mi dice quello che ha fatto, che l'hanno messo a riflettere se magari ha tirato un gioco o ha dato una spinta, e lui mi ha detto che ha paura perché lo mettono seduto a riflettere, giustamente viene punito da una persona che non è la mamma, e perché non vuole che gli cambiano il pannolino. E abbiamo capito che era anche perché gli mettevano la crema che lui odia. Adesso non lo fanno più, oggi si è fatto cambia bene, però secondo me adesso siamo proprio nella fase di distacco che non ha avuto prima nell'inserimento. Le maestre mi avevano avvertito che avrebbe pianto, infatti è arrivato il momento. Io non l'avrei detto, però vedi, alla fine c'è sempre da imparare. E comunque vabbè, io sicuramente vi dovevo dire qualche altra cosa, ma in questo momento non mi viene in mente, quindi
ve la dirò la prossima volta. E niente, io spero che questo video sia venuto veramente più tranquillo e rilassato degli ultimi due, perché sta andando meglio, ecco, almeno per quanto riguarda il mio rapporto con Stefano. Ho trovato quell'equilibrio che cercavo. Non è ancora al top perché ha i suoi scazzi, anche senza nessun tipo di motivo, però va meglio, e quindi speriamo che vada sempre migliorando. Io per il momento vi saluto e ci vediamo sicuramente al prossimo video. Ciao.